Come cazzo ha fatto Joe a prendere uno come lui? Che cazzo aveva in testa Joe? Abbiamo pure avuto culo a non essere colpiti quando ha cominciato a sparare. Ci è mancato tanto così che non lo beccassi io stesso in mezzo agli occhi. Da noi si aspettano che ci comportiamo da professionisti. Uno psicopatico non è un professionista. Io non ci lavoro con i pazzi. Quegli stronzi da manicomio non sai mai come reagiscono. Non posso accettare. Troppo rischioso. Mi presteresti l'attrezzatura solo per oggi? Non presto mai la mia attrezzatura. Hai la tua pistola. Usala. Fammi un favore. Non sparare più dalla finestra, ok? La vendetta non è una buona cosa, credimi. Io voglio uccidere quei figli di puttana. Voglio fargli saltare quelle cazzo di teste. Le cose non rimangono uguali dopo aver ucciso qualcuno. La tua vita cambia per sempre. Dovrei dormire con un occhio aperto per il resto della vita. Oh, è tutto inutile. Lei è così bella e io... Oh, dovrà aiutarla a guardare quello che ha dentro. Credevo di averle detto di venire a cena. Non ho fame. Venga subito fuori, se no butterò giù la porta. Padrone, forse mi sbaglierò, ma non credo che sia questo il modo per conquistare l'amore della ragazza. Scenderebbe per la cena? No. Mi farebbe un grande piacere, signorina, se lei venisse subito a cena. Dica per favore. Per favore. No, grazie. Non può restare lì in eterno. Sì, che posso. Bene. Se non ha voglia di mangiare con me, allora non mangerà affatto! Sai, quando Karen ti ha conosciuto pensava che tu fossi diverso dal padre, il giocatore d'azzardo. Cosa? Ma certo, la gente segue schemi preordinati. Lei non si sente sicura neanche con te. E Karen vuole sentirsi protetta dai coyote che escono dai cespugli e ti si avventano contro. Tu non ti devi neanche avvicinare a lei, stronzo! Oltraggio a pubblico ufficiale! Una personcina per bene come te. Cosa vuoi fare? Arrestarmi? Arrestarti? Potrei ucciderti. Detesto essere portatore di brutte notizie, ma... Che cosa c'è, Pietro? Il tuo ragazzo ti ha preso in giro. Che cosa vuoi dire? Beh, ecco, l'ho sentito che diceva a PJ di aver cambiato il percorso per poter andare a Los Angeles. Cosa? Tu ci hai provato, Pippo, ma quello è un cattivo soggetto, ecco tutto. No, Pietro, non ti credo. Cosa? Ah, ok, padronissimo di non credermi, controlla la tua cartina. Non ho bisogno di controllarla. Ehi, mio figlio ha rispetto per me. Controlla la cartina, da retta. Io sono Nathan degli Yankees. Occhio di Falco, figlio adottivo di Chingachgook del popolo moicano. Lascia libere le figlie di Monroe e l'ufficiale Yankees. Questa cintura, che è una testimonianza della gente di mio padre, parla per la mia verità. Piccolo idiota, credevi davvero di poter sconfiggere l'essere più grande e potente della Terra? Senza il genio, mio caro, non sei niente! Il genio! Il genio! Il genio sarà sempre più potente di te, Jafar! Che cosa? Lui ti ha dato i poteri che hai e lui può riprenderseli! Rassegnati, Jafar, tu sei e sarai sempre il numero due! Hai ragione! I suoi poteri sono superiori ai miei, ma non per molto. Però adesso smettila di incolpare gli altri. Sei troppo intelligente per farlo. Scommetto che quel compito si può correggere. Posso vederlo? Vediamo. Le idee non mancano, ci sono spunti interessanti. Ma punteggiatura e grammatica non ci siamo. Ci devi lavorare su, o mi sbaglio? Se ti serve aiuto, conta pure su di me. Senti, possiamo andare in biblioteca se preferisci. Però qualcuno potrebbe vedermi. Vengo a casa tua. Non se ne parla. Va bene, Rita. Scegli tu il posto. Matrix è ovunque. È intorno a noi. Anche adesso, nella stanza in cui siamo. È quello che vedi quando ti affacci alla finestra o quando accendi il televisore. L'avverti quando vai al lavoro, quando vai in chiesa, quando paghi le tasse. È il mondo che ti è stato messo davanti agli occhi per nasconderti la verità. Quale verità? Che tu sei uno schiavo, Neo. Come tutti gli altri sei nato in catene. Sei nato in una prigione che non ha sbarre, che non ha mura, che non ha odore. Una prigione per la tua mente. Il codice del samurai va cercato nella morte.
si mediti quotidianamente sulla sua ineluttabilità. Ogni giorno, quando nulla turba il nostro corpo e la nostra mente, dobbiamo immaginarci squarciati da frecce, fucili, lance e spade, travolti da onde impetuose, avvolti dalle fiamme in un immenso rogo, folgorati da una saetta, scossi da un terremoto che non lascia scampo, precipitati in un dirupo senza fine, agonizzanti per una malattia o pronti al suicidio per la morte del nostro Signore. E ogni giorno, immancabilmente, dobbiamo considerarci morti. È questa l'essenza del codice del samurai. Sai, comincio a sentirmi come un vecchio pistolero. In ogni partita, in ogni città, c'è sempre qualche pivello che sogna di spodestare il decano. Una volta mi piaceva l'idea che tutti volessero sbranarmi, ma in questi ultimi anni sono diventato sentimentale, indolente, disattento. Ho perso la mia grinta. Mi chiedo se forse non dovrei ritirarmi e uscire di scena in bellezza prima che qualche pivello arrivi e mi faccia a pezzi. Ma non è tardi. Come fai a saperlo? Perché lo conosco e so che è moralmente ineccepibile. Lui ci tiene. Capisci cosa intendo? Turk è uno che tiene alle persone. So che a volte gira come un pitbull strafatto di crack, ma non ha alcuna importanza. Lui ci tiene a proteggere le persone. E se ora lei non lo appoggia, un giorno lo rimpiangerà. Se qualcuno vuole sparare, questo è il momento. Non c'è nessuno di noi che non vorrebbe essere altrove. Ma questo è quello che facciamo. È quello che siamo. Vivere per niente. O morire per qualcosa. Scegliete voi. In nome di Robert della Casa Baratheon, primo del suo nome, re degli Andali e dei primi uomini, lord dei sette regni e protettore del reame, ti incarico di portare la giustizia del re al falso cavaliere Gregor Clegane e a tutti i suoi complici. Dunque lo incrimino e lo destituisco, dichiarandolo decaduto, lo privo di ogni rango e titolo, di ogni sua terra e possedimento, e infine lo condanno a morte. Quei figli di puttana non sono qui per comprare un mandingo. Vogliono la ragazza. Quale ragazza? Hildy? Sì, Hildy. E Django, quei negri si conoscono. Come ci sei arrivato? Perché prendersi tanto disturbo per una negra con la schiena sfregiata e che non vale $300? Si disturbano perché quel negro Django è innamorato di Hildy. È sua moglie, magari. Poi perché al tedesco frega un cazzo di chi è innamorato quel borioso arrogante, sia dannato se lo so. Quel pianeta maledetto voleva la mia pelle. Non posso dormire all'aperto. Non posso rischiare un altro attacco. È sempre il pugno che non vedi arrivare che ti mette KO. Ma perché non l'ho visto? Naturalmente cercheranno di uccidermi. È quello che fanno per vivere. Quindi la domanda non è cos'è successo, la domanda è cos'è successo a me. È molto bello, sai, quello che hai fatto qui, con le sue cose. Puoi averle anche tu. Ah sì, io invece non direi. Non mi riferisco solo a quello che luccica, ma a tante altre cose. Una vita migliore. Ripensando a quello che ci siamo detti, mi sono chiesto quali scelte intelligenti ho fatto io di recente e ne ho contate poche. Sta a sentire, non voglio che tu faccia gli stessi errori che ho fatto io. Mi sono spiegato?